prima giornata del girone di ritorno, grande attesa per la sfida salvezza tra Time Out Futsal e Borusnai. Hanno andato a finire 6-0 per la formazione giallonera. Oggi però un'altra storia, il Borus cerca la vittoria per allungare il passo sul Tranusai. Subito Borgianini vede Claudio Indussia, lo serve, Indussia sulla sinistra, va a calciare, c'è la risposta di Palermi la gioca su Fabiani ricomincia con calma da Mirko Buscella, avanza il giocatore di Castello che scucchiaglia il pallone per Federici che prova poi una grande rovesciata sul fondo. Ancora la formazione bianco-blu qui, lancio per Baglioni aggancia il pallone, Baglioni rientra sul mancino, Palermi prodigioso. Ancora Ottone, si libera di Federici, Ottone, la giocata di punta è sul fondo. Una chance, Baglioni a scodella in mezzo, Palermi su Industria. E poi sembra essersi fatto male, ma nulla di grave per Batman Palermi. Allora, Fabiani che imposta, la dà verso Mirko Buscella che avanza palla al piede, Buscella va a rientrare sul destro, insiste Buscella, poi la scarica per Federici che prova la conclusione di punta, pallone a lato. Ancora Baglioni, ma lo contrae Buscella che recupera la palla ad Angirelli col tacco, tutto molto bello per Federici che trova risposta del portiere. Occasione per il Borus. Ovviamente Fabiani per Buscella, cresce la pressione dei gialloneri. Angirelli, attenzione al movimento di Buscella, Angirelli serve con un bel pallonetto e Mirko Buscella la mette in rete per il gol dell'1-0 per il Borusnai. Gran palla del falco Angirelli e rete di Mirko Buscella, possiamo riapprezzare dal replay la bella esecuzione del duo Falco Busch per l'1-0. Con la palla per Buscella resiste, poi va a calciare, il tiro viene deviato alto, alta chance per il raddoppio del Borus. Questi Fabiani da verso Angirelli, spalla alla porta Angirelli, poi subentra Buscella che di un nulla non trova il gol del 2-0. Angirelli ancora, la risposta del portiere. Si calcio d'angolo, è uno schema, Buscella va a calciare, però è sul palo, poi Buscella rimette in rete. Clamoroso perché ci sono le proteste dei giocatori del Time Out Futsal, in quanto l'arbitro ha fischiato un attimo prima praticamente che Buscella depositasse il pallone in rete. Cioè l'arbitro ha dato il gol ancora prima che la palla fosse poi ribattuta realisticamente in rete da Mirko Buscella. Fatto sta che il gol viene convalidato, è 2-0 per il Borusnai. Andiamo a rivedere le immagini. Buscella va a calciare, coglie il palo, in questo momento, qui, proprio in questo istante viene fischiato il fallo, episodio dubbio. Baglioni va a calciare, prova la reazione, Palermi però è veramente sensazionale. E con le immagini finisce qui il primo tempo, 2-0 per il Borusnai, c'è l'alone di dubbio da Moviola per il gol del raddoppio, arrivato proprio in extremis a fine del primo tempo, 2-0 al termine della prima frazione. C'è un errore, Angirelli recupera la palla, attenzione al falco che calcia e coglie una traversa incredibile. Chance per il 3-0 per la formazione giallonera. Poi ancora attenzione al contrattacco, Baglioni molto attivo, Baglioni rientra sul destro, lo trova e riapre subito la sfida. Gran gol di Baglioni che riesce a convergere sul destro e poi scaraventa la conclusione che si spegne all'angolo. Palermi non può nulla anche perché forse ostruito da Industria. Ancora Industria. Industria passa tra le gambe, tra Lulli e Fabiani, Industria, la palla rimane lì dopo la parata di Palermi, ma ancora Industria, di forza, di prepotenza, riesce a sigare il gol del 2-2, pareggio del Time Out Futsal, la caccia dei primi punti in campionato, caparbia l'azione dell'ex Borusnai. Occhio Angirelli, ancora Industria, vuol far male alla sua ex squadra, Claudio Industria, doppio passo, Fabiani non gli resiste, ancora Palermi si oppone. È un timeout trasformato in questa fase. Prova il Borus a reagire. Angirelli, la palla ancora lì. Angirelli, la parata del portiere. Poi non riesce il falco nel tapin vincente. Si va sul 2-2. Calcio d'angolo ancora per il Borusnai. Buscella sbaglia tutto e regala palla a Industria. Industria punta 1-1. Fabiani lo supera. Industria, doppietta dell'ex. E soprattutto remontata da 2-0 a 3-2. Claudio Industria con una magia se ne va. E poi con un sisso di giustezza beffa Palermi. Altro angolo, Angirelli calcia, la palla rimane ancora lì, ancora traversa per il falco, non è serata per lui. Ora Angirelli, la scarica su Buscella, la mette in mezzo, Federici con una magia e poi il pallone è alto. Ancora il falco, resiste, supera, attenzione al contropiede, c'è subito la numerica, Angirelli va a servire Fabiani la mette in mezzo, Buscella manca il tapin vincente. Ancora il Borus che preme per cercare il pareggio, qui c'è una scivolata, l'arbitro fischia tiro libero, che era il sesto fallo. Buscella sul punto di battuta, la risposta del portiere.
Ancora occasione di un altro fallo, forse fischiato. Tony invece riesce a calciare, ma palla sul fondo. Insiste ancora il Borusnai. Qui c'è il fallo di Borgianini, altro tiro libero, questo è un po' più discutibile di fallo. Angelelli alla battuta, pallone alto, spreca ancora il Borusnai. I minuti stringono. Federici, portiere di movimento ora per il Borus. Angelia dà ancora a Fabiani. Fabiani per il Falco. Il Falco pensa al tiro, infatti lo prova. C'è la risposta del portiere, ancora Federici. In fallo laterale. Ultimi assalti, Fabiani ad Angelelli. Angelelli cerca il pallone attraverso Buscella, c'è un brutto calcione di Ottone, tiro libero ancora per il Borusnai, terzo tiro libero, protesta i giocatori del time out, ma le immagini sono queste, ci sembra fallo evidente. Federici va alla battuta, Federici da piazza, Federici segna il gol del 3-3, risulta il Borusnai, perviene al pareggio quando veramente sembrava impossibile riuscire a raddrizzare la partita. E finisce qui 3-3, il Temotto ottiene il suo primo punto stagionale, il Borus però non può di certo festeggiare.